Quell'ammasso roccioso incombeva sul paese da anni e oggi un'esplosione controllata ha liberato Ivano Fracena dalla minaccia che pendeva dal Monte Lefre. Ci sono voluti 800 chili di esplosivo. Le immagini spettacolari nel servizio di Luciano Tramarini. È andato tutto come previsto. L'ammasso roccioso sulla parete sud del Monte Lefre è stato rimosso. Monitorato da una decina d'anni da parte del servizio geologico della provincia, il diedro di 4.500 metri cubi che incombeva sull'abitato di Ivano Fracena è stato fatto brillare alle 11 di stamane ed è caduto sul ghiaione ai piedi della parete, ben prima del vallo, costruito anch'esso 10 anni fa a protezione del piccolo abitato della bassa Val Sugana. Le 120 persone evacuate, circa un terzo della popolazione residente, sono state ospitate al centro di accoglienza allestito nel confinante abitato di Villagnedo, dove i Nuvola hanno allestito un servizio mensa. La Protezione Civile Trentina ha coordinato 77 persone, suddivise tra forze dell'ordine e personale sanitario, tra cui un team di psicologi. Il pieno successo dell'operazione ha permesso inoltre il rientro nelle abitazioni nel corso del primo pomeriggio.